Brembo presenta Dopo l'abbandono del doppio titolo 50-51, l'Alfa Romeo ritorna in Formula 1 alla fine degli anni 70, ma è soltanto nel 1980 che inizia a ottenere dei risultati prestigiosi con l'Alfa Romeo 179 guidata da Giacomelli, da Depailler, quindi risultati estremamente interessanti che confermano la validità di un progetto in crescita, di un motore straordinario, il 12 cilindri, prima box e poi AV di 60 gradi, che confermano che l'Alfa Romeo 179, se non fossero state cambiate le regole nel 1981, avrebbe potuto diventare una vettura vincente in maniera continuativa. La 179 è nata proprio come vettura a effetto suolo. Era una macchina totalmente diversa, ecco, il motore era un V12, dunque i tunnel sotto le fiancate erano molto più ampi e avevano una conformazione ideale per far sì che la macchina avesse un carico aerodinamico molto molto superiore alla 177, ovviamente. Nel 1980 l'Alfa Romeo termina il suo periodo di apprendistato in Formula 1. Arrivano i grandi sponsor e viene realizzato un progetto wing car molto efficiente. Col progetto 179 l'Auto Delta fissa un momento di svolta tecnico rispetto alla 177, obsoleta nei concetti tecnici e soprattutto aerodinamici. Viene equipaggiata da minigonne mobili per sfruttare l'effetto suolo, tecnologia che richiede una completa revisione del concept di telaio, carrozzeria e motore. Nuovo il propulsore, sempre 12 cilindri, ma con un angolo di 60 gradi, scarichi rialzati e quindi più stretto per liberare spazio a favore dei canali Venturi. Nuovo il cambio Hewland specifica FGA 400, più stretto e con punti di attacco delle sospensioni più alti, facilita l'estrazione dell'aria espansa in coda alla monoposto. Ripensato il posizionamento radiatori che diventano orizzontali, con sfogo dell'aria calda sopra le pance. Una conformazione perfetta per i nuovi standard imposti dalle vetture wing car, che si spinge fino all'eliminazione degli spoiler anteriori. L'obiettivo è aumentare la portata d'aria sotto alla monoposto all'interno dei cassoni, dove una struttura ad ala rovesciata, interagendo col piano pista, attiva il famoso effetto suolo, amplificato dall'effetto sigillo delle minigonne, vantaggio competitivo che porta ad una crescita verticale delle velocità in curva. La macchina effetto suolo è una macchina molto complessa dove ci sono tante cose che vanno messe a posto. L'inizio del 1979, all'inizio abbiamo avuto un sacco di problemi che sono stati risolti piano piano, man mano che la stagione avanzava. Poi è chiaro, c'è stato anche l'incidente di Patrick Depailler che ci ha penalizzato molto. Però poi alla fine dell'80 siamo riusciti veramente ad avere una macchina straordinaria, forse senza forse, è così. Insieme alla Williams penso che siano state le due migliori macchine a effetto suolo mai esistite, con le minigonne scorrevoli. Carlo Chiti è una figura determinante intorno alla quale ruota l'intera squadra. È un ingegnere vecchia scuola, con una competenza d'insieme della vettura che lo porta a rivedere l'impostazione del tradizionale motore 12 cilindri piatto a vantaggio di un V12 a 60 gradi per guadagnare spazio e creare canali Venturi più larghi. La 179 era una macchina totalmente diversa a partire dal motore, che non era più il motore piatto a 180 gradi, ma era il V12 di 60 gradi. Il motore 12 cilindri boxer della 177 con scarichi nella parte inferiore
rappresenta un problema tecnico in ottica wing car. L'eccessivo ingombro laterale rende indispensabile l'adozione di una unità più stretta che viene raggiunta con un angolo bancate di 60 gradi. Per massimizzare l'obiettivo dimensionale si ricorre ad un gruppo scarichi compatto e rialzato che permette di realizzare una struttura inferiore con canali più larghi in prossimità della zona di espansione, quindi funzionale alle esigenze di estrazione dei flussi del fondo vettura. La 179 nel 1980 si dimostra sempre più veloce e Giacomelli conquista addirittura la pole position al Watkins Glen. L'improvviso cambio di regolamenti per la stagione successiva annulla tutti gli sforzi e i risultati ottenuti. Per Auto Delta è l'inizio di una crisi che la porterà allo scioglimento poco dopo.